Salve amico, bentornato per il nostro consueto appuntamento settimanale con il paranormale. I video di oggi sono davvero terrificanti. Prima però volevo consigliarti il sito migliore che c'è in circolazione. Sto parlando di Prozis, sul quale puoi trovare davvero di tutto. Se sei un tipo sportivo che vuole tenersi in forma o segue una dieta bilanciata, su Prozis troverai di tutto. Dagli integratori all'abbigliamento, al cibo vegano, a piatti pronti surgelati con tutti i nutrienti ben specificati. Ma non è solo per chi vuole mantenere un regime di vita sano e bilanciato. Se ti vuoi abbuffare con una bella bistecca di carne da un chilo, su Prozis trovi i migliori tagli selezionatissimi. In più ci sono tanti prodotti da forno, snack dolci e salati e piccoli elettrodomestici. Quindi cosa aspetti? Visita il sito, trovi il link in descrizione e al momento del pagamento ricorda di inserire il codice sconto The Zapper, tutto maiuscolo e tutto attaccato, per ottenere il 10% di sconto su tutti i prodotti, più tanti prodotti in omaggio e le spedizioni gratuite. Ora però, iniziamo. Chris è un ragazzo inglese che fa video in Giappone. Di recente è tornato in patria accompagnato da due amici e mentre si trovavano lì i tre hanno deciso di passare la notte in una location infestata. Si tratta della prigione di Septon Mallet, considerata la più infestata del paese. Sembra infestata da numerosi fantasmi, tra i quali anche una donna morta tra le sue mura con indosso il suo vestito da sposa. This is where the white lady. Explain the story of the white lady. So, if I remember the story correctly, it was a woman who I believe murdered her husband. Who cheated on her. And her last wish before she got executed was for her to wear her wedding dress. So they gave her the wedding dress. She went to bed, obviously. The next morning they went into a cell to check up on her and she had died in her wedding dress in the bed. And since then, there have been multiple sightings of a white lady in a white wedding dress roaming around the area. Lo hai visto? Se fai attenzione, in molti hanno segnalato quella che pare una donna con un vestito bianco e lunghi capelli neri seduta sul pavimento del corridoio. Un avvistamento del genere normalmente indicherebbe la presenza di qualcosa di paranormale. Infatti, se fai attenzione, si può notare che la figura è visibile perfettamente solo quando illuminata, ed un attimo dopo sparisce nel nulla. Quindi, chi o cosa potrebbe essere quella presenza vestita di bianco in fondo alle celle? Alex Rose è un ragazzo che una notte ha registrato un video alquanto strano con protagonisti i suoi due fratelli. Dopo essersi svegliato, Alex nota qualcosa di molto strano. Così afferra il suo telefono e questo è ciò che ha registrato. Qui stanno mis hermanos. Y desde hace rato se quieren dormir, pero están viendo la misma cara que yo. Y es lo que me temía. La verdad es lo que me temía y no sé qué hacer. No se pueden dormir. Ni vean, aquí está, pero cuando yo trato de abrir, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y no sé qué hacer. Alex nota che i fratelli si stavano comportando in maniera strana, come se fossero seduti nel sonno. Tuttavia, la cosa più strana è quella faccia misteriosa che si può vedere dietro il vetro della porta del loro armadio. Anche Alex nota il volto, ma quando apre la porta dentro non c'è nessuno. Sembra quasi che quella presenza stesse ipnotizzando, o peggio, assorbendo dell'energia dai suoi fratelli. Come sempre però, mi interessa conoscere anche la tua opinione al riguardo. Una coppia inglese di nome Sab e Carl si è recentemente recata allo Aston Hall di Birmingham. Costruito nel 1600, il luogo ha un sacco di storia ed è stato nominato uno degli edifici più infestati del Regno Unito.
ha tantissime storie di fantasmi da raccontare, alcune delle quali risalirebbero proprio al periodo della sua costruzione. Ed i due ragazzi potrebbero aver appena catturato uno di questi spiriti che infestano l'edificio. Mary? I mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Oh my God. Mary? I saw that. Did you see it? Yeah. Mary? Mary, are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas. Hello. Come puoi vedere, i ragazzi hanno salito diverse rampe di scale per raggiungere una stanza in particolare. Si racconta che un tempo quella stanza appartenesse ad una donna di nome Mary Holt, la figlia del proprietario. Imprigionata in quella camera per 16 anni dopo aver tentato di scappare con uno dei servi. Durante gli anni molti ospiti hanno segnalato questa apparizione proprio nello stesso punto. Da allora viene soprannominato il fantasma grigio e forse quell'ombra che vediamo sfrecciare dietro la porta è proprio lo spirito di Mary che non è mai andato via. Mary? My name's Thomas. Hello. I ragazzi raccontano di essere molto scettici riguardo queste cose, ma questa esperienza in particolare li ha segnati per la vita. Tu però pensi sia tutto reale o sono riusciti a falsificare il video in qualche modo? Casey e Colton, i ragazzi dietro al canale Mindseed TV, hanno caricato un video molto strano all'inizio di quest'anno. I due si sono recati in una piccola casa isolata dopo aver sentito di una possibile infestazione paranormale nell'area. Si dice che la casa ed il vicino torrente siano occupati dallo spirito di un ragazzino, annegato proprio lì, molti anni fa. Cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like, outside. Something moved. What is that? Do you see that right there? Dude. What is that? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the fuck is that? Oh, my God. Dude. What the fuck, bro? I can't. I thought that was a shadow. Bro. A metà della nottata, i ragazzi vedono qualcosa in mezzo alla neve che non ha alcun senso per loro. Si può infatti vedere una figura completamente nera stagliarsi nel bianco della neve. Appena Casey e Colton vedono quella cosa, questa scompare tra gli alberi. E molti pensano sia lo spirito del ragazzino, perché non ci sono altre case in giro per chilometri. Ma tu, cosa pensi possa essere? Caricato da una pagina di compilation horror, questo video sembra essere stato registrato da un padre che ha colto il figlio mentre aveva organizzato una festa senza permesso. Tuttavia, ciò che accade in seguito è di sicuro più spaventoso di qualche piatto sporco.
Lo hai visto? Quella che sembra una normale clip è tutt'altro che normale. Se fai attenzione sul lato sinistro, potrai vedere una strana figura fare capolino da dietro il frigorifero. Sembra proprio che il papà non fosse solo in cucina quella notte, anche perché qualunque cosa fosse quella, non sembra essere umana. Patrick, del canale YouTube The Haunted Side, si è avventurato al Mount Hood Resort per investigare sulla zona, e in particolare nel ristorante del resort, che in quel momento era chiuso, il pub Mallard, che si dice abbia ricevuto numerose segnalazioni di infestazione da parte del personale che ci ha lavorato nel corso degli anni. Wow! 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 Thank you! Okay, I'm gonna leave this room for a little bit, but if you want, you can continue to mess around with those things, you can touch them. Oh. Lo hai visto? Nel caso te lo sia fatto sfuggire, c'è qualcosa che appare nella sala mentre Patrick si trova ancora lì. Il ragazzo dice di non aver notato quella cosa al momento e di non aver la più pallida idea di chi o cosa possa essere. In molti pensano possa trattarsi di qualcuno che si trovava nel ristorante, ma che non voleva disturbare Patrick mentre stava registrando. Ma ovviamente, come sempre, la decisione spetta a te. È solo una normale persona o si tratta di qualcosa di paranormale? Dino Nuggets ha registrato un video assolutamente terrificante lo scorso giugno, quando, attirato da alcuni rumori, scende nel suo seminterrato. Questo è ciò che ha registrato. Heard fucking glass break. There's nothing down there but my windows to break. I'm leaving the house, man. You're done. Catch me if you can. I'm leaving, man. Have it out now. What the fuck do you want? Thank you.
Il ragazzo scende di sotto e controlla tutto il seminterrato senza trovare nulla. Tuttavia, alla fine della registrazione, mentre corre per le scale, gli scivola il telefono. D'una volta che torna indietro a raccoglierlo, attraverso la ringhiera, questo registra per un attimo una stranissima ombra che sorge dal pavimento, in agguato nell'oscurità. Sembra proprio che qualcosa viva nel seminterrato di Dino Nuggets. I ragazzi di Twin Paranormal si sono recentemente avventurati in un luogo chiamato Le Fattorie Ferrari, ma si trova in Nevada, una proprietà ben nota, poiché lì avrebbero perso la vita molte persone. Quello che segue è solo uno dei momenti più spaventosi che i ragazzi hanno registrato quella notte. What if we turn the light out? Complete darkness. Want me to shut it up? Shut the light out. At this point we are vulnerable because we cannot see. So if you want to give us that sign that you are here, then come on. Please. What'd you just hear? Branch just broke and that was a thick ass branch. Dopo aver spento le luci, registrano qualcuno o qualcosa che appare tra i cespugli. Non è chiaro cosa sia. Alcuni hanno ipotizzato uno skinwalker, altri uno spirito. Fatto sta che la famiglia che possiede quella terra ha avvistato tantissime cose strane ed in molti pensano che la casa sia legata al fatto che una volta quella era una terra dei nativi americani. Ma tu, cosa pensi possa essere quella cosa che si vede nel video? Fammelo sapere con un commento. La prossima clip è stata originariamente caricata su Reddit. Questa mostra un paio di ragazzi che passeggiano per la loro cittadina di periferia in piena notte. Improvvisamente però si imbattono in qualcosa che non si sarebbero mai aspettati di vedere. Oh damn, that went out. No, that's like a fucking young person. I mean, after all it is quarantine. Like, we're getting the fuck out of here right now. I'm dead ass f***ing serious, this is freaking me the f*** out. I due ragazzi vedono quello che pare un bambino piccolo, fermo, in un prato di notte. I due si spaventano e cambiano direzione. Ma qualunque cosa fosse, sembra li abbia visti anche lei. Right in front of my f***ing lens. Dude, I'm actually f***ing freaking out. Dude, f*** this shit, I'm gonna... Dude, it gets more... That thing looks like it's looking right at us like this. Like this. Look at it. What the? What the f- is that thing? Every time I move closer, it looks more and more like a figurine. I did not see that when we passed. What the f***? What the f***? Dude, okay. You know, yeah. Dude, I'm actually gonna f***ing leave that alone. Wait. Nah, to the hell nah. Improvvisamente, quella strana cosa appare nuovamente davanti a loro, per poi scomparire in pochi istanti. Alcuni dicono che i ragazzi siano stati rapiti dagli alieni e che quello era un segnale, ma non ne avrebbero ricordo. Altri che era solo un loro amico, affetto da nanismo. Tu cosa credi? Nel settembre del 2019, un ragazzo di nome Tanner stava lavorando come babysitter, quando improvvisamente inizia a sentire degli strani rumori provenire in giro per casa. Dato che i bambini erano ormai già a letto, comincia a spaventarsi e decide di registrare cosa stava accadendo con il suo telefono. So I'm babysitting, right? And it's 10:30 at night now. I've already put the kids in bed and I hear laughing. I started to get a little mad because this was the third time I told them they needed to be in bed since they have school in the morning. The thing is, the noises were coming from the baby's room. I thought maybe they woke up to check on their sister. So then I decide to check the baby monitor.
please tell me what's in the top left corner? Dal baby monitor sembra si possa vedere qualcuno che allunga una mano attraverso le sbarre della culla, tentando di afferrare la bambina. Tanner era troppo spaventato per continuare a registrare e la clip si è interrotta a quel punto. Però, circa 3 giorni dopo, ha caricato un altro video in cui spiegava l'accaduto. Hey guys, so I wasn't planning on filming another update, but something happened that I think you should know about. So a few days after the first video, the parents actually called me and told me that something happened to the baby. I decided to go ahead and show them the video. Then this article was posted today at 2. It says, infant abducted from local home with shocking video. It then goes into detail about how officials were called to the Charlotte home at around 6 a.m. Everyone seems to think that that thing in the video was a person, but I can't shake the feeling that something supernatural is going on here. But in any case, I'll keep you updated. Nonostante l'articolo ufficiale, in tanti sono convinti si tratti solo di una storia inventata. In un altro aggiornamento, però, si può vedere qualcosa di strano apparire proprio dietro Tanner. Guarda attentamente. Hey guys, so I decided to just get out of the house today. I think it's probably good for me to keep my mind off of things and just maybe not think about it so much. I'm starting to feel paranoid, like the only place I feel safe is at my house, and I don't really think that that's healthy, so I decided to just get out today. Thanks you guys to anyone who reached out to me. I'm doing fine, I just feel a little uneasy when I leave the house, but other than that I'm doing good. In mezzo al centro commerciale, alle spalle di Tanner, si può vedere quella strana donna. Tu credi sia solo una storia recitata? O è davvero accaduto qualcosa di inspiegabile a Tanner, che ormai non carica più video? Un uomo che vive ad Aurora, in Illinois, ha caricato un video registrato dalla sua telecamera di sicurezza installata nel patio. Secondo lui, mostrerebbe degli spiriti. Dai un'occhiata e giudica tu stesso. See that? Holy fuck. There goes another one. So we just started watching our camera at night, and all we see is all these dark matters flying around. Oh, one peeked around from that wooden post. See it? Yeah, sure as fuck. It's right there. The one that ran across the street was fucking scary. That freaked me out. Whoa, did you see that? Wham, just came right from the fucking... Per tutta la durata del video possiamo vedere una serie di sfere oscure che si muovono attraverso il patio, dall'alto al basso, da sinistra a destra. In molti sono convinti non si tratti di semplici insetti che svolazzano vicino alla lente della telecamera. Potrebbe quindi trattarsi davvero di presenze soprannaturali. Tu cosa credi? Il video che sto per mostrarti ora ha diviso l'opinione delle persone per anni. Il breve video venne caricato dal canale Light Six più di 12 anni fa. Da un'occhiata a cosa accade. Jesus Christ! What? Oh my God! What, Emily? Are you alright? What's wrong? Are you alright? Right. He just said something. Did you not see that? No. Why? He just moved. I heard him say something. Yeah. Oh my God. Emily, don't worry. He just said something, that's all. No, I saw it. I saw it. What? There was a girl in a blue dress walking towards us in from that room. Which room? Which room, Emily? That room over there. Maybe we should go. No, she's alive. Nessuno in tutti questi anni
è stato in grado di stabilire con sicurezza se si tratti di un evento reale o uno dei primi video finti a tema horror. Nella clip si vede un gruppo di amici che si sta salutando, quando improvvisamente la telecamera riprende una presenza con un lungo vestito chiaro apparire nella stanza accanto. E tu, credi che la cosa sia reale o falsa? Fammelo sapere con un commento. E non dimenticare di fare un salto su Prozis, vende davvero di tutto. Trovi il link in descrizione. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo episodio horror. Ciao!